Puntata come sempre quella del fine settimana dedicata agli eventi. Iniziamo davvero subito, prima ancora della sigla, con l'evento per eccellenza, ossia quello che ci sarà mercoledì prossimo 3 luglio allo Stadio San Paolo. Si parte alle ore 21 ed è la cerimonia d'apertura delle Universiadi 2019 a Napoli e in Campania. Ci saranno oltre 1500 performer. Andrea Bocelli, Malika Ayane, ci sarà Bebe Vio, Anastasio e tanti, tantissimi altri ospiti per una cerimonia che sarà altamente spettacolare, piena zeppa di effetti speciali. Insomma, con questa cerimonia d'apertura, Napoli e la Campania danno il benvenuto a tutti gli atleti presenti a questa 30ª edizione delle Universiadi. Daranno insomma il benvenuto tutti i napoletani presenti allo stadio, a tutte le delegazioni dei paesi presenti a questa edizione. E vedete, la cerimonia sarà altamente affascinante. Innanzitutto sarà in Mondovisione, la RAI la trasmetterà in diretta su RAI 2. È ideata e curata personalmente da Marco Balic e dalla sua Balic Worldwide Shows. Tantissime sono le immagini che già girano praticamente sul web, soprattutto per la location d'eccellenza, ossia lo Stadio San Paolo, completamente rinnovato, completamente, insomma, rimesso a nuovo. Sembra davvero un'altra cosa rispetto a soltanto, pensate, a un mese e mezzo, 2 mesi fa, quando c'erano ancora i vecchi seggiolini che, insomma, risalivano ai mondiali del 1990 a Napoli. Sarà una serata davvero indimenticabile per Napoli, per lo sport, per la Campania, per l'Italia. È il nostro paese, insomma, attraverso Napoli che dà il benvenuto praticamente a tutte le delegazioni del mondo. I prezzi dei biglietti, perché qualcuno è ancora in vendita, variano dai 3 euro ai 36 euro, quindi assolutamente abbordabili. Ed ora la sigla. Da domani invece, sino al prossimo 4 di agosto, nuova edizione della rassegna teatrale Brividi d'estate. Si svolge all'aperto, è una rassegna teatrale, nell'Orto Botanico di Napoli. Da domani, ossia sabato 29 giugno, sino a lunedì 1 luglio, va in scena Vipera di Maurizio De Giovanni. Qualche cenno alla trama per incuriosirvi in qualche modo. È la primavera del 1932 e in una delle stanze di un bordello viene trovata una ragazza morta. E ad indagare questo misterioso delitto ci sarà l'inconfondibile Ricciardi. Appuntamento al Real Orto Botanico di Napoli alle ore 21, sabato, domenica e lunedì. Siamo in via Foria 223. Il prezzo del biglietto è di 16 euro. Appuntamento invece per domenica prossima come terzo evento consigliato quest'oggi. Dove andiamo? Al tramonto, innanzitutto. Sono le ore 19:30 ed è possibile gustare un buon bicchiere di vino locale con la possibilità di osservare, ammirare il Golfo di Napoli al tramonto ascoltando della buona musica. Buona musica fatta essenzialmente da sassofoni. Siamo sulla terrazza vicino al mare del Museo Ferroviario di Pietrarsa ed ascoltiamo la Saxophone Ensemble di San Pietro a Maiella. La formazione, dicevo, è fatta essenzialmente di tutti i tipi di sassofoni, così da premiare, divulgare l'ascolto di questo tipo di strumento che a me davvero piace moltissimo. L'appuntamento, ripeto, quindi è alle 19:30, soltanto domenica, al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa. Il costo del biglietto è di 15 euro, ma prevede la degustazione, prevede l'ascolto del concerto che dura circa un'ora e la possibilità di girare anche però il museo e tutti gli ambienti adiacenti. E come quarto ed ultimo evento non poteva mancare
il nostro consiglio per la cosiddetta gita fuori porta, ossia la gita che ci porta fuori la città metropolitana di Napoli. In questo caso stasera e domani a San Michele di Serino, siamo in provincia di Avellino, c'è la festa della Tamorra, musica e folklore dove è possibile davvero divertirsi degustando davvero ogni ben di Dio delle eccellenze gastronomiche e culinarie della nostra regione. Insomma, una sorta di festa popolare che vuole ripercorrere l'atmosfera d'altri tempi. Come ci si arriva a San Michele di Serino? Siamo a 3 km dal raccordo autostradale Avellino-Salerno e bisogna prendere l'uscita Serino. E con questo era davvero l'ultimo appuntamento di questa puntata dedicata agli eventi che vi consiglio per questo fine settimana, ma abbiamo visto che andiamo anche oltre con l'appuntamento della cerimonia d'apertura del prossimo 3 di luglio. Come sempre vi consiglio di uscire, di passare le giornate all'aria aperta. Siamo ormai in piena estate, fa un caldo incredibile a dir la verità, quindi con parenti oppure con amici andate a divertirvi, siate curiosi, fate comunque cose interessanti, anche nuove amicizie, perché come sempre quando chiudo la puntata dedicata agli eventi, ricordate, a vita e numorz.